Il Perugia continua ad allenarsi in doppia seduta in vista della gara di domenica al Curi contro la Fermana, una partita che il Grifo deve per forza di cose vincere per riscattare il pesantissimo KO di Mantova e per dare un segnale di vitalità dopo un avvio di campionato più complicato del previsto. Per quanto riguarda le scelte di Caserta, contro la Fermana dovrebbero tornare dal primo minuto Rosi e Angella, con Crialese e uno tra Negro e Sgarbi a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Burrai, al suo posto è probabile che il tecnico di Reggio Calabria schieri Moscati, visto anche il ritardo di condizione dell'ultimo arrivato Van Baleghem. Nel ruolo di mezzali conferme per Kwan e Sunas, con Dragomir pronto ad entrare a gara in corso. Per quanto riguarda invece le tridente d'attacco, dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Murano al centro, con Melchiorri e uno tra Elia e Falzerano sugli esterni, ma non si esclude nemmeno, viste le difficoltà riscontrate nelle ultime partite, un impiego di Melchiorri al centro supportato ai lati da Elia e Falzerano. Al Curi arriva una Fermana che ha raccolto soltanto un punto finora, con un solo gol fatto e sei subiti. Il tecnico della squadra marchigiana Antonioli dovrà fare a meno del proprio numero 9 Cognini, che è squalificato, mentre è sulla via del recupero Comotto, che potrebbe quindi prendere parte al derby in famiglia contro il fratello Gianluca, direttore generale dei Grifoni. Sentiamo allora le parole di Antonioli proprio sulla gara contro il Perugia. Ci abbiamo già i nostri problemi, non concentriamoci su quelli degli altri. È chiaro che, come noi, se vengono a due sconfitte non saranno sicuramente a mille moralmente, quindi dobbiamo comunque cercare di sfruttare questo momento, che può essere un effetto boomerang, perché comunque domenica affronteremo una squadra che perlomeno ci metterà cattiveria e intensità, perché vorrà riscattare sicuramente due partite negative. Ha un obiettivo importante, ha giocatori di categoria nettamente superiore, una rosa importante, però non possiamo andare là spaventati, ma dobbiamo giocarci la nostra partita e sapere che comunque magari non vivono un momento bellissimo come noi, e speriamo di soprattutto di non partire ad handicap come le altre due partite. Mi preme questo, per giocarci la partita come ce la dobbiamo giocare.